Ragazzi, buongiorno, bentornati nel mio canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, benvenuti in un nuovo giorno. Oggi è una bellissima giornata, non c'è pioggia, non c'è vento, non c'è freddo, no, freddo c'è. Comunque io per prima cosa vado ad aprire tutte le finestre, poi mentre le stanze si stanno areggiando, ragazzi, perché in questi giorni non ho potuto aprire per il vento, per il freddo, per la pioggia, vabbè che io 5 minuti apro sempre anche se piove, però il vento mi fa sbattere le porte, ogni volta mi dà fastidio. Allora, oggi è 6 marzo. Per me, niente, mi faccio un bellissimo caffè come tutte le mattine, faccio il caffè e dopo il caffè cominciamo ad essere vivi. Allora, oggi per prima cosa vado a farmi una bellissima doccia, ragazzi, e così, perché poi dovevo uscire e non ho, poi se facevo tardi non avevo il tempo per lavarmi, così prima mi lavo e poi faccio le faccende, così poi se mi tocco uscire sono già bella pulita. Il caffè della mattina non deve mancare mai, vabbè che ne seguiranno altri caffè perché io sono una bevitrice accanita di caffè con la mia tazza rosa. Comunque, ragazzi, mi vado a fare una bellissima doccia e poi comincio a fare i servizi, cioè i lavori di casa. Finita la doccia, subito dopo mi vado ad asciugare i capelli e sto usando questo spray che davvero mi ci sto trovando abbastanza bene. Ora ve lo mostro, poi vi lascio il link e l'info box. Lo vendono ad Acquasapone, forse molti di voi lo conoscono e lo usano come me. E a me me l'ha fatto conoscere mia figlia, che un giorno mi ha fatto uno shampoo e ha visto che avevo i capelli lisci e profumati. Ho detto: sì, ma qual era quel prodotto che tu mi hai messo nei capelli? E poi siamo uscite assieme e l'abbiamo preso. Ragazzi, i miei capelli ci vuole 3 ore per asciugarli e anche se ce l'ho corti, ragazzi, il mio capello assorbe troppo acqua e ogni volta per asciugare i capelli ci sto 3 ore. Anzi, devo dire che da un po' di tempo i capelli non mi gonfiano, cioè io posso usare solo il phon e una spazzola, invece prima no, prima dovevo fare per forza la piastra perché avevo un lampadaio in testa. Comunque vado a mettere subito i panni in lavatrice e l'accappatoio dove mi sono asciugata e il pigiama sporco che avevo, e vado a usare il Dick Sun e questo ammorbidente che si chiama Amore Puro ed è bellissimo, ragazzi, e poi la mia solita Ace Gentile o omino bianco. Per adesso sto usando l'omino bianco. Comunque vado a mettere l'Ace Gentile, cioè sarebbe l'omino bianco, nel cestello e vado a avviare la lavata. Ragazzi, per prima cosa in assoluto io nel bagno vado a passare l'aspirapolvere, perché dato che mi sono asciugata i capelli avevo tutti i capelli sparsi per casa e non li sopporto, e allora io passo prima l'aspirapolvere, ma anche prima di pulire il bagno passo l'aspirapolvere, come voi vedete nei miei precedenti video. E perché ho questa abitudine? Perché così evito di fare tipo, che so, magari poi incontro peli e mi dà fastidio, invece avere un pavimento pulito e mi viene più facile pulire. Comunque io passo l'aspirapolvere, però vado a mettere un prodotto nella doccia e poi la vado a fare dopo che finisco di fare i letti. Ragazzi, il mio tapirulan è diventato una scarpiera, tutte le scarpe che si vanno togliendo si vanno mettendo sopra il tapirulan, perciò ho deciso di togliere subito per prima cosa anche le scarpe, così almeno poi non dico ora lo levo e poi rimanevano lì per tutto il giorno. Comunque vado a passare anche l'aspirapolvere nella stanza dei ragazzi e vado a cambiare le lenzuola nel letto di Mirko, non quelli di Kevin perché l'avevo cambiato il giorno di prima.
Ragazzi, il bello dell'asciugatrice è poter lavare un piumino in poche ore. Cioè, io ho lavato il piumino di Mirko, l'ho asciugato e l'ho rimesso la sera, bello profumato. È davvero, ragazzi, una sensazione bellissima di asciugare subito e poter usare le cose. Perché magari se poi lo dovevo stendere ci voleva magari 2 giorni. Come ho detto in un precedente video, io non ho una solita routine che comincio da una parte e vado a fine. Io invece da dove sono comincio. Stamattina per esempio ho cominciato dal bagno e poi sono andata a finire alla stanzetta e infine in camera mia. Infatti vado a cambiare pure le lenzuola nella mia stanza e vado a mettere sia il coprimatarasso pulito e sia le lenzuola pulite. Ragazzi, nel bagno avevo una macchietta all'angolo, ho spruzzato questo prodotto che si chiama Cif Antimuffa. Ragazzi, davvero bellissimo, si è tolta davvero. Niente, vado a dare una spolverata al comò. Non sono riuscita a riprendermi mentre che spolveravo i comodini, ma l'ho fatto perché, ragazzi, stavo cucinando dei fagioli. E allora che cosa ho fatto? Ho preso un bel contenitore di fagioli e l'ho portato a Simona, così lei si faceva anche la pasta. Perciò poi, uscendo, rientrando, ragazzi, io non riesco più a fare niente. Ho mangiato, ho lavato i piatti e mi sono andata a rilassare nel divano. Ragazzi, molti di voi mi dicono ma come fai ad avere un pavimento lucido? Ce l'ho il pavimento lucido grazie a questa spazzola, questa scopa, questa pezza. È una pezza che io la uso 1000 volte al giorno. Metto l'emulsione, il mangiapolvere e passo e mi lucida il pavimento, ragazzi. Ma anche perché si raccoglie tutti i peli, tutta la polvere, se la prende tutta. È un aspirapolvere e senza fili. Comunque, ragazzi, io passo ogni giorno questa scopa, provatela e vi faccio vedere che il pavimento brilla. Poi a me mi piace perché si infila dappertutto, io la passo 1000 volte al giorno, ma perché vado a pulire sotto il letto, vado a pulire nella cameretta dei ragazzi, e riesco anche ad andare sotto il divano e si infila negli angoli più nascosti della nostra casa. Ragazzi, mi ero addormentato un po' nel divano, mi sono svegliata, ho detto la doccia, ragazzi. Allora, ho spruzzato solo l'acqua e quella macchietta si è tolta. È davvero miracoloso questo prodotto. E poi vi lascio il prodotto nell'info box. Se mi vedete passare il Rotomop nella doccia, ragazzi, è nuovo, non l'ho usato. L'ho usato mezza volta su un pavimento pulito e niente, ancora è nuovo e ho deciso di fare la doccia. Ma poi usandolo per il pavimento non lo userò più per la doccia. Comunque io con la doccia vi saluto, vi mando un
un grossissimo bacione, un abbraccione. Vi voglio ringraziare a tutti di vero cuore per gli auguri che mi avete fatto. Davvero vi voglio bene, siete stati meravigliosi, mi avete reso il giorno del mio compleanno bellissimo. E niente ragazzi, ci vediamo al mio prossimo video. Se il video vi è piaciuto mi mettete un like, e magari per chi passa per la prima volta dal mio canale, oppure quelli che magari guardano e non si iscrivono, se hanno il piacere di iscriversi al canale e di attivare la campanella, a me fa tanto piacere. Un bacione grossissimo e al mio prossimo video. Ciao ragazzi!